Tutti sanno in una guerra qual è il nemico, qual è il contendente giusto e quello che non lo è. È puramente ipotetico ed è un caso di scuola per Vittoria l'idea che vi siano nemici ugualmente giusti, ovvero sia che esista qualche cosa come il bellum utrinque iustum, la guerra giusta da entrambe le parti. È inconcepibile, tranne che in una condizione veramente estrema di radicale, invincibile ignoranza. Guardate, questo è il punto decisivo. La guerra cessa di essere giusta solo quando la struttura oggettivamente razionale dell'essere comune scompare. Quando scompare, allora no, non si sa più chi ha ragione e chi ha torto. Ma l'idea che la struttura razionale oggettiva dell'essere comune scompaia per Vittoria è un'idea impensabile. Per cui lui deve soltanto ripiegare sull'idea che ci siano delle situazioni stranissime di invincibile ignoranza, per cui i due contendenti non riescono a capire che l'uno dei due ha ragione e l'altro ha torto. Poco 80 anni dopo, 80 anni dopo, esce un libro, uno dei libri più importanti dell'età moderna. Tra parentesi, a Francisco De Vitoria è dedicata una sala del Palazzo della Società delle Nazioni a Ginevra. Vi dicevo, 80 anni dopo esce uno dei libri più importanti dell'età moderna, il De Jure Belli Ac Pacis di Ugo Grozio. È un'opera di una erudizione impressionante nella quale c'è una serie di idee molto nuove, molto importanti anche se non nuovissime. Grozio crede nella trama razionale dell'essere e la trama razionale dell'essere è per lui una trama giuridica, ovvero sia la tesi di Grozio è, prima tesi, la guerra c'è e non cesserà mai e non se ne fa a meno. Grozio ha anche origini teologiche agostiniane, per cui ha un'idea pessimistica, relativamente pessimistica della natura umana. Seconda tesi, la guerra non interrompe, non spezza la struttura razionale dell'essere, spezza la struttura giuridica sovrastrutturale, diciamo così, cioè le leggi umane, ma la guerra è contenuta ed è contenibile all'interno del diritto naturale, che a sua volta è generato da Dio e che anche se Dio non esistesse, il diritto naturale ci sarebbe ugualmente. Grozio è un protestante moderato olandese. Perché è importante questo libro? Beh, prima di tutto, perché teorizza una società internazionale, una comunità dell'umanità, tesi che era presente anche in Vittoria, ma in Vittoria era estremamente rigida, appunto oggettiva. Qui invece la comunità internazionale, la società internazionale è conosciuta relativamente, ma insomma è conosciuta come qualcosa di molteplice, variopinto, slabbrato, pluralistico. Grozio è stato per anni il giurista capo della società olandese delle Indie orientali e dunque aveva ottime conoscenze dei commerci, anche delle violenze che nei commerci sono implicite, dei rapporti fra una civiltà come quella olandese e le realtà del mondo orientale con le quali i mercanti olandesi venivano a contatto. Che cos'è la guerra? La guerra è la sistemazione extragiudiziale, ma non extragiuridica, cioè extragiudiziale vuol dire quando non ci sono istituzioni, quando non ci sono tribunali,
tribunale. È la sistemazione extragiudiziale, ma non extragiuridica, dei torti che gli esseri umani si fanno gli uni con gli altri. Quali torti? Ecco, torti in considerazione della legge di natura. E che cosa dice la legge di natura? Beh, la legge di natura dice che è bene tutto ciò che serve a conservare la vita del singolo e la sopravvivenza delle società. La prima violazione, ecco, la prima violazione delle leggi di natura, quella a cui tutto può essere ricondotto, è poi il furto. Cioè qualcuno che ci porta via ciò che è nostro e che ci serve per stare al mondo e per starci bene. Le cause della guerra che si definiscono giuste hanno origine dalla difesa, dalla esazione di ciò che è nostro o ci è dovuto e dalla punizione. Allora, la difesa è evidente, ma guardate, la difesa è anche il problema fondamentale della guerra. Che cos'è la difesa? Se la guerra consiste, se c'è una guerra giusta e se la guerra giusta consiste nel fatto che abbiamo il diritto di respingere gli attacchi a ciò che è nostro per natura, allora ciò che è nostro per natura è prima di tutto la nostra vita. Quindi l'autodifesa è il diritto naturale più evidente. Questa tesi non è una tesi di Grozio, è una tesi del diritto romano. Vim vire pellere licet. È lecito respingere la violenza con la violenza. Praticamente le posizioni che non accettano questa tesi sono posizioni di pacifismo radicale esistenti, certamente, alcune delle quali tradizionalmente afferenti all'interpretazione, come dire, letterale di alcuni passi del Nuovo Testamento, che vengono smontate, ma non da Grozio, vengono smontate da Vitoria, vengono smontate da Sant'Agostino. Vengono smontate praticamente da tutti coloro che, anche dall'interno della cultura cristiana, della società cristiana, riflettono sulla guerra. Cioè l'idea che alla violenza si deve rispondere con la sottomissione, che alla violenza si deve rispondere con la mitezza, è un'idea che, quando viene presa in considerazione, è un'idea attribuita ai santi, cioè a un ideale di perfezione estremo al quale nessun uomo e nessuna società reale è tenuta ad obbedire. Le cause di guerra giusta: difesa, esazione di ciò che è nostro o che ci è dovuto e punizione di chi ce l'ha portato via. E del resto, Grozio lo dice, la guerra è il sostituto di un tribunale, è una contesa giuridica. Prima di tutto, la guerra quindi non è un atto singolo isolato di violenza, ma è una condizione strutturale, cioè è qualcosa che può sempre accadere, come può sempre accadere che gli esseri umani vadano davanti a un giudice a chiedere giustizia. Cioè, fa parte della struttura dell'umanità che esista la guerra. Questo è il punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale in Grozio, e che lo rende molto diverso da Vittoria, il secondo punto è che, come davanti a un tribunale, probabilmente tutti e due i convenuti credono di aver ragione, non è sempre vero che uno sia perfettamente innocente e l'altro sia un truffatore che gli porta via dei soldi. Non è sempre così. Ci sono situazioni ingarbugliatissime nelle quali è praticamente impossibile tracciare una linea di separazione fra il giusto e l'ingiusto. E dunque abbiamo, molto più frequentemente di quello che credeva Vittoria, la situazione del bellum utrinque justum o degli hostes qualiter justi. Non è vero che c'è il bene e il male, c'è qualche cosa di intermedio,
sempre, da cui non si esce, non solo, ma ancora più radicalmente, di tutti i tipi di guerra che Grozio prende in considerazione. E naturalmente c'è anche la guerra privata, perché la guerra privata poi è tecnicamente la Compagnia delle Indie che fa la guerra contro i principati orientali. Vi è, di tutte le guerre che Grozio prende in considerazione, ce n'è una importantissima che acquista peso sempre maggiore, ed è la guerra ufficiale condotta dagli stati, cioè la guerra dichiarata formalmente con tanto di ambasciatori, condotta dallo Stato in nome di una causa che lo Stato reputa giusta. Ecco, allora è abbastanza evidente dal testo di Grozio che questa guerra, bellum solenne, è quella che prevale, e che siamo a un passo, non ci siamo arrivati, siamo a un passo dall'arrivare alla tesi che quello che fa lo Stato è giusto. Le ragioni della guerra si vengono concentrando nel bellum solenne, che è la guerra dello Stato, la guerra ufficiale dello Stato. Beh, lo fa arrivare, lui non l'avrebbe mai ammesso, lo fa arrivare a un passo dalla ragione di Stato. Non l'avrebbe mai ammesso, perché la ragione di Stato è un concetto italiano o francese, e per un protestante olandese queste due realtà, l'Italia e la Francia, sono Machiavelli. L'Italia e la Francia, dove Machiavelli è stato esportato dalle donne dei Medici che sono andate spose dai re di Francia, per cui è il male assoluto. E tuttavia la logica è quella. È una logica che esplode con Hobbes. Un libro pubblicato 25 anni dopo, Il Leviatano, probabilmente il libro più importante dell'età moderna. Ci sono un libro di 600 pagine, di cui, se va bene, sei sono dedicate alla guerra. Tanto perché l'obiettivo di Hobbes è la pace e non la guerra. E poi perché nel Leviatano è consumata l'idea che esiste una trama razionale dell'essere, che sia una trama razionale oggettiva, ontologica alla vittoria, che sia una trama razionale dell'essere di carattere giuridico, di diritto naturale. Come Grozio, il diritto naturale per Hobbes serve soltanto per scappare via dallo stato di natura. Gli stati sono l'uno rispetto all'altro in condizione di natura, cioè non vi è nulla che li leghi. Dice che gli stati sono l'uno verso l'altro nella posizione del gladiatore. Si guardano, si scrutano, si studiano, pronti a ferirsi. Non necessariamente lo fanno, ma può sempre succedere. Come dice ancora Hobbes, la guerra è uno status. In Grozio questa frase, la guerra è uno status, significa esiste una struttura giuridica che si occupa della guerra. La guerra accade dentro una struttura giuridica, la guerra ha un'intrinseca giuridicità. In Hobbes dire che la guerra è uno status significa, come scrive lui, che cos'è il cattivo tempo? Dice, è il fatto che piove. No, non basta, il cattivo tempo è il fatto che possa piovere. Quando noi diciamo c'è cattivo tempo, no? Bad weather, vuol dire non necessariamente che sta piovendo, ma che la situazione atmosferica generale fa sì che ci possiamo aspettare in ogni momento pioggia. E questa è ovviamente la fine della guerra giusta. Perché la guerra in questo modo diventa quello che è sostanzialmente, fino a tutto l'Ottocento, uno degli strumenti a disposizione, all'interno della panoplia a disposizione della sovranità. La guerra è un atto di sovranità che non chiede giustificazioni a nulla e a nessuno. È un atto di rischio, ovviamente. E il rischio lo paga il sovrano che perde la guerra, accidentalmente e incidentalmente il popolo di quel sovrano, ma questo non interessa mai ai filosofi. La guerra è uno strumento
uno dei possibili strumenti di regolazione degli affari internazionali, attivabile a discrezione dello Stato sovrano, che decida che i suoi interessi, da un certo momento in poi, vanno tutelati con la guerra. L'idea della guerra come strumento della sovranità permane anche, contro quello che molti sostengono, anche quando dentro la politica entra il popolo, non solo lo Stato, cioè con la Rivoluzione francese. Non è che le guerre rivoluzionarie francesi, le guerre della Convenzione, le guerre del Direttorio, le guerre napoleoniche siano guerre diverse dalle guerre di potenza di Ancien Régime. Sono diverse solo per la molto superiore intensità e capacità distruttiva, ma non sono guerre giuste, non sono guerre sante, non sono guerre ideologiche, se non sotto profili assolutamente propagandistici. Il grande interprete della guerra, Clausewitz, capisce bene che le guerre napoleoniche, che sono quelle che lui conosce perché le ha fatte contro Napoleone, le guerre napoleoniche sono diverse dalle guerre in merletti dell'antico regime, certo, ma nemmeno la mostruosa potenza del popolo e la grandiosa genialità del condottiero e la struttura stupefacentemente efficace dello Stato, che sono le tre anime della guerra, nemmeno queste tre anime fanno sì che la guerra sia qualcosa che scoppia, dice lui, come una mina, come una bomba. No, la guerra, benché sia molto più intensa, benché sia ormai una guerra anche di popolo, continua a essere dentro la politica, manovrabile dalla politica, gestibile dalla politica. Tutta politica la guerra, non apolitica.